Shalom. Shalom, Shalom, che significa pace nell'antico ebraico, che è la nostra lingua santa, la Shalom Kadash. Siamo qui oggi, io e il fratello Yaraya, siamo guidati dallo Spirito per portare una lezione che stavamo parlando prima al telefono e ci siamo sentiti spinti dallo Spirito a fare una lezione e a pubblicarla. E prima di iniziare, come sempre, diamo tutta la gloria, tutto il potere e le adorazioni a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rukadash. Ricordiamo sempre che Yahweh è il vero nome nell'antico ebraico del nostro creatore. Yahweh Shai è il nome di suo figlio, nostro Signore, che il mondo conosce dall'ignoranza con il nome di Gesù Cristo e con l'immagine di Cesare Borgia. Bahashem significa nel nome, e la Rukadash è lo Spirito Santo. È lo Spirito che ci guida e ci dà l'intendimento, lo Spirito che ci ha dato vita. Vogliamo dare i doppi onori agli anziani apostoli della Great New Stone, GMS, gli anziani apostoli che sono gli uomini che il Padre si è scelto per portare alla luce il vero nome di suo figlio, il suo vero nome, la verità della Sacra Bibbia, gli uomini della Gran Pietramolino, che in inglese sono gli uomini della Great New Stone, GMS. E salutiamo tutti gli eletti della Casa di Israele, coloro che si impegnano nella predicazione della verità e faticano in questa verità. Shalom, Yahweh Hashem, Yahweh Shai Barakatam. Shalom. Siamo qua con questa lezione, stavamo commentando, siamo negli ultimi giorni della Passac, sta terminando la settimana della Pasqua, così come della vera Pasqua che è scritta nella Bibbia. Siamo negli ultimi giorni e io e il fratello Yaraya stavamo commentando quando il nostro Signore, il figlio dell'Altissimo Yahweh Shai, si stava preparando spiritualmente a quello che avrebbe dovuto affrontare, cioè i martiri, le torture, le umiliazioni e infine la crocifissione. E siamo finiti su un versetto che si trova nel capitolo 23 di Luca, al versetto 31, che è una delle sue frasi che ha detto mentre si stava preparando per la crocifissione, per il cammino con la croce. E c'erano delle donne che piangevano, e come possiamo vedere, anche magari lo leggiamo e poi diamo la spiegazione. Sì, allora, come diceva là, possiamo leggere dal versetto 20, 28, 27. Sì. Vediamo, leggiamo da 27. Ok, questa è la storia di Yahweh Shai sulla via del Calvario, sulla via che lo portava al monte Golgota, se non sbaglio, il monte sì. Dove Golgota, dove, che vuol dire il posto delle cranie in del ebraico. Cranio, sì. E quindi qua era durante quel percorso che succede, leggiamo pure. Allora, leggo dal versetto 27, come diceva Lach, lui era sulla via per essere stato crocifisso, ok? E mentre andava è stato accompagnato da delle persone. Ora leggiamo da 27, dice: e lo seguì una grande compagnia di persone e di donne che lo piangevano e si lamentavano. Ma Yahweh Shai, voltandosi verso di loro, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stessi e sui vostri figli, poiché, ecco, i giorni vengono in cui si dirà: beate sono a coloro che sono sterili e i grembi che non portavano bambini e le mammelle che non hanno allattato. Sto leggendo così perché qui non è stato... Okay, non è, tradotto, sì, ho capito. Esattamente. Allora, cominceranno a dire ai monti: cadeteci addosso, e per le colline: copriteci. E qui tutto questo versetto che abbiamo letto è Yahweh Shai che gli diceva di non piangere per lui.
E questo è tutto rivolto nel tempo, diciamo 70 anni, proprio dopo quel tempo là, quando gli antichi romani sono entrati lì e hanno fatto un gran massacro degli ebrei. E infatti diceva, beati sono coloro che non avevano bambini, perché cosa facevano i bambini? Tanti sono morti perché avevano bambini, ok? Non avevano la velocità per correre, per sfuggire. Avendo i bambini, allora gli ha causato molto la morte, che è quello che si intendeva quei tempi del 70 AD, quando l'impero Titus ha guidato questo esercito in coso. Dunque, il versetto che ci ha ispirato è il versetto appena dopo, che è versetto 31, come vedete. E dice, infatti, se fanno queste cose su un albero verde, che cosa faranno sull'asciutto? Ok? Lo secco, canto. Ti Qui, lascio. vuoi continuare tu? Beh, cosa hai da vuoi commentare su questo? Sì, Vai, commenta, volevo prima di commenta. tutto far capire a chi ascolta che quando Yahweh Shai dice, ecco, se si tratta così l'albero secco, in altre versioni c'è il legno secco, comunque si parla di albero, di legno, è una similitudine, è un, come si dice, una metafora a Yahweh Shai, perché l'albero, se l'albero è la il legno, è Yahweh Shai. Quindi Yahweh Shai sta dicendo, se mi tra se se, se trattano così se, tra se mi trattano così adesso che io ci sono, se usano fare così adesso che ci sono, figuriamoci che cosa succederà quando il legno sarà secco, cioè quando Yahweh Shai non sarà più presente su questa terra. Quindi questo è un versetto molto importante perché dà uno schiaffo morale a tutte le chiese, a tutte le religioni. Perché queste chiese, queste religioni che oggi, come dice Matteo nel capitolo 24, che dice state attenti a coloro che verranno sotto il mio falso nome, verranno ad ingannarvi, quindi le religioni e le chiese, vengono nel nome del falso nome, ecco, di Gesù Cristo, vengono in questo nome a portare una filosofia, vengono a portare la filosofia del figlio del Padre Celeste, vengono a portare questa dottrina, che quando proprio Yahweh Shai, in questo versetto che noi abbiamo letto, dice se oggi si tratta così il legno fresco, figuriamoci che cosa succederà quando il legno sarà secco. Quindi ci fa capire molto bene che ai tempi di oggi siamo lontani, ai tempi di oggi le religioni, le filosofie, gli insegnamenti di oggi, è da ipocriti pensare che ad oggi siamo più vicini di come eravamo una volta. Perché ad oggi, se secondo le religioni, se noi siamo vicini al figlio dell'Altissimo, se noi siamo vicini, se noi lo conosciamo come ce l'hanno fatto conoscere le chiese, significa che le sue parole non valgono niente. Significa che allora quando il legno è secco, noi siamo vicini a lui. No, perché qui qua ci fa capire che il legno secco, che lui è il legno, perché se puoi anche prendere Giovanni, capitolo 15, per favore, ci fa capire che la vite è Yahweh Shai. Quindi quando Yahweh Shai non c'è ad oggi, il legno è secco, noi siamo lontani. Che versetto? Giovanni capitolo 15, versetto 1. Cioè questo qua è un versetto che ci fa capire molto bene come ad oggi l'ipocrisia delle religioni ci spinga a credere che noi siamo sulla strada giusta. Mentre ad oggi questa frase di Yahweh Shai, quando era sulla via del Calvario, ci dice cosa sarà quando il legno sarà secco. Significa che quando il legno è secco, quindi quando Yahweh Shai non c'è più, siamo lontani. Tutto il mondo in questo momento è lontano dalla verità, è lontano dai comandamenti del Padre, è lontano dal conoscere il Padre. Perché ricordiamoci che chi non conosce Yahweh Shai non conosce il Padre. Quindi ad oggi siamo lontani. La vite, che il legno, l'albero secco che rappresenta Yahweh Shai,
come leggiamo qui nel capitolo 15 di Giovanni al versetto 1. Ak, mi puoi leggere Babakusha? Sì, libro di Giovanni capitolo 15 versetto 1 dice: io sono la vera vite e mio padre è l'agricoltore. Ok, ci sono altre versioni, ok? Se Yahweh Shai è la vite e il padre è colui che lo ha piantato, ok? Per dare un altro precetto più ampio, andiamo sul libro di Giovanni, capitolo 14, versetto 6, dice: Yahweh Shai gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ok? Ed è quello che si intende in questo libro di Giovanni 15, che dice: io sono la vera vite e il mio padre Yahweh è l'agricoltore. Ti passo a Khan. Qui abbiamo una prova in più che ci dice che proprio, ecco, che è l'albero verde rappresenta Yahweh Shai. Quindi Yahweh Shai, quando ci dice se adesso trattano così l'albero verde, quindi se quando lui è arrivato sulla terra l'hanno trattato così, anche voi aprite gli occhi, come potete aspettarvi che dopo 2000 anni siamo qui che adoriamo quello giusto? Aprite gli occhi. Se hanno trattato il nostro Signore in quella maniera 2000 anni fa, che l'hanno torturato, umiliato e poi l'hanno crocifisso, come potete immaginare che ad oggi, come dopo 2000 anni, stiamo adorando quello giusto? Se proprio lui ha detto, se trattano così l'albero verde, figuratevi come tratteranno l'albero secco. Quindi non è l'incontrario che 2000 anni fa l'hanno crocifisso e adesso dopo 2000 anni le religioni, con il cristianesimo e con le altre, stanno adorando questo Gesù Cristo, e quindi quindi è come fosse il contrario. Quindi aprite gli occhi, ecco, aprite gli occhi e le orecchie alle parole di Yahweh Shai, anzi, proprio come il Padre, il Creatore Onnipotente, ci ha detto: ascoltatelo, lui è mio figlio, ascoltatelo. Quindi ascoltiamo e leggiamo quello che ci dice, leggiamo e capiamo, non lasciamoci ingannare dalla falsa dottrina delle religioni. Cioè, in questo versetto, nel versetto di Luca, capitolo 23, versetto 31, ci spiega perfettamente che ai giorni di oggi, ai tempi di oggi, noi non siamo vicini per nulla. Il mondo, non noi, il mondo è lontano dalla verità. Bene. Vi fa capire questo, perché vi fa capire che quando Yahweh Shai era qui, l'hanno trattato male. Adesso che non c'è, state certi che non è quel Gesù Cristo che stanno tirando su che è il figlio dell'Altissimo. Anzi, il vero nome del figlio, Yahweh Shai, è dimenticato. I veri insegnamenti, i comandamenti, la vera dottrina dell'Altissimo è dimenticata. E noi siamo qua, io con il fratello Yaraya, grazie all'insegnamento degli apostoli di Yasharala, di Israele, di Newstone, che sono gli uomini, ecco, che sono stati ispirati, sono stati svegliati dal Padre per portare il vero nome di Yahweh Shai, perché noi è attraverso la verità del figlio, attraverso la verità del nome di Yahweh Shai, la vite, lui che è la vite, come ha letto anche il fratello Yaraya, lui è la vita, la via, è colui che ci porta, ci ricorda da dove veniamo e chi siamo. Bene. E quindi stiamo... Sì, Ak, prego. Ho precetti per te. Allora, come ha detto finora il fratello Haram, ora torniamo proprio sul libro di Luca 23:31. Qui dice: infatti, se fanno queste cose su un albero verde, il fratello ha spiegato finora che l'albero verde rappresenta Yahweh Shai, che lui è vita. Ok, se siamo d'accordo lì, va bene. E dice: cosa faranno all'asciutto? Noi, senza questa verità, senza lui, infatti, qui, come in Giovanni dice che è la via, ok, nessuno arriva al Padre senza di lui. Noi siamo l'asciutto, siamo proprio delle ossa secca, in altre parole, povere, siamo dei zombie, ok, senza questa verità. Possiamo vedere il racconto
dal libro di Ezechiele 37, capitolo 37. Volevo leggerlo velocemente, giusto per darvi, per farvi capire che queste ossa secca, questa legna, che potrebbe essere anche legna, che potrebbe essere anche cadavere, rappresenta coloro che non hanno la verità, che non sanno la verità. Libro di Ezechiele, capitolo 37, inizio dal versetto 1 e lo leggo veloce. Dice: la mano dell'Eterno, Yahweh, era su di me e mi portò fuori nello spirito dell'Eterno e mi mise a terra in mezzo alle valle che era pieno di ossa, ok? E mi fece passare su loro tutto intorno, ed ecco, ce ne erano moltissimi nella valle aperta, ed ecco, erano molto asciutti, ok? Sempre la parola asciutta è tornata là, delle ossa asciutta, ok? E mi mise e mi disse: figlio dell'uomo, possono vivere queste ossa? E io risposi: o Signore Yahweh, tu lo sai. E poi dice, di nuovo mi disse: profetizza su queste ossa e di loro, o ossa secche, ascoltate la parola dell'Eterno. Così dice il Signore Yahweh a queste ossa: ecco, io farò entrare il respiro in te e tu vivrai, ok? E metterò i tendini su di te e farò salire su di te la carne, ti coprirò di pelle e metterò alito in te e vivrai, e saprete che io sono il Signore Yahweh. Infatti, questo è il padre che parlava con Ezechiele, lo aveva portato su una valle dove era pieno di ossa secca, ok? Una ossa secca è morta, ok? E lui dice: secondo te possono vivere queste ossa? E lui dice: padre, sei tu che lo sai. E il padre dice: tu devi profetizzare a questa ossa, ok? E devi dirgli che io li farò vivere. Gli darò l'alito, che quell'alito che si intende lì porta sempre all'alito che è stato dato a Adamo nel giardino dell'Eden. Ok, quell'alito è la conoscenza di questa verità. Ok? Lo spirito. È lo spirito, bravo. E dice: li farò tornare carne e li coprirà. Che cosa è questo? E noi per avere questo abbiamo un solo mediatore che è Yahawashai. Fratello Haram finora ha detto che i nomi che ci hanno dato finora sono falsi. E infatti, se noi leggiamo dal libro di Atti, capitolo 4, versetto 12, dice: non c'è salvezza in nessun altro, perché non c'è nessun altro nome sotto il cielo dato tra gli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Ok? Perciò ricordatevi sempre, non c'è un altro nome dato. E se andate a leggere sempre il capitolo 24, lì vi fa capire che è un ebreo e sappiamo che il suo nome è ebreo, è Yahawashai, ok? Non c'è stato dato un altro nome. Chiudo qui e dico, leggo versetto 7 e dice: così ho profetizzato come mi era stato comandato e come ho profetizzato ci fu un rumore ed ecco un tremito, un terremoto. E le ossa si unirono alle ossa, ok? E le sue ossa. E quindi vidi, ecco, i tendini e la carne salirono su di loro, e la pelle li coprì in alto, ma non c'era respiro in loro. Poi mi disse: profetizza al vento, profetizza figlio dell'uomo, e di al vento, così dice il Signore Yahawashai, Yahawah, vieni dai quattro venti, o respiro, e l'alito su questi uccisi affinché possano vivere, ok? Perciò senza questa verità noi siamo uccisi. L'appunto è qui. Versetto 10 dice: così ho profetizzato come mi aveva comandato, e il respiro è entrato in loro, ed hanno vissuto, e si sono alzati in piedi, un esercito immenso. Versetto 11: poi mi disse: figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, dicono, le nostre ossa sono secche e la nostra speranza è perduta, siamo stroncati per le nostre parti. Ok? Perciò, senza questa verità, siamo delle ossa secca. Che vi porto velocemente anche al libro di Apocalisse, capitolo 11, versetto. Oh.
Versetto 8, grazie. Che dice: i loro cadaveri giacerano per le strade della grande città che spiritualmente è chiamata Sodoma ed Egitto, dove anche il nostro Signore fu crocifisso. E vedete, questi cadaveri rappresentano la casa di Yasharala, ok? Noi senza questa verità, senza la conoscenza del nome vero del padre e del suo figlio, siamo dei cadaveri. E vedete, dice che in questa grande città che spiritualmente è chiamato Sodoma e Egitto, si rappresenta America. E indovinate che America è quello che governa questo regno che stiamo vivendo. Tutti i paesi, non importa che paese sei, sei sotto America, ok? Soprattutto gli europei hanno creato la NATO, ok? Creato dall'America e la sua madre in Inghilterra, ok? Infatti, che cosa sono gli americani? Stanno portando, diciamo, sono gli stessi sempre i romani che c'erano in quei tempi là, i nemici della verità, ok? Perciò, con tutte le filosofie che ci hanno detto, tutte le bugie che ci hanno raccontato finora, non fanno altro che renderci delle ossa secche e morti, cadaveri, ok? Ecco perché abbiamo bisogno di Yahawashai. Tornando nel libro di Luca 23, e 31, se a Yahawashai, che era l'albero verde, che è la vita, la fonte di vita, ok? Se lui è stato trattato così, e pensate cosa succederà a noi? Abbiamo fratelli che sono fuori di cervello, non capiscono più niente, sono persi in questo mondo, nemmeno riescono neanche a accettare questa verità qui. Ti lascio Ak. Io avevo dietro questa frase così, dietro questo versetto, questa frase così profonda che ha dato Yahawashai, perché è davvero profondamente spirituale questa qua dell'albero secco, del legno secco che siamo oggi. Quindi, come potete pensare che oggi le religioni, le chiese vi stiano portando la verità, vi stiano portando il vero figlio dell'Altissimo, quello che noi stiamo portando, questa lezione vi stiamo portando, ecco, di non fidarvi di ciò che le religioni vi stanno offrendo, vi stanno insegnando, vi stanno, perché ecco, proprio come ha detto Yahawashai, il legno secco, questo è il tempo del legno secco, quindi non vi stanno, non, cioè praticamente stanno dando più gloria, stanno dando più onori oggi all'impostore, a Cesare Borgia, così chiamato Gesù Cristo, stanno dando più onori all'impostore che quando il nostro Signore è venuto 2000 anni fa. Cioè, quindi ci fa capire come è opposta, cioè non è come è scritto, non è come è stato detto da Yahawashai. Yahawashai ha detto così: oggi stanno trattando il legno fresco, in futuro tratteranno come potrà essere trattato il legno secco, quindi fa capire che sarà peggio, si andrà sempre peggio. Quindi capite che non può essere che oggi lo stanno onorando, lo stanno glorificando, non è lui. Il suo vero nome è Yahawashai, il suo vero aspetto è come l'aspetto del fratello Yarayakwa, che vediamo, è di colore scuro. Quindi è lui che noi, ed è importante, non possiamo, cioè, perché a volte quando si parla così dicono, vabbè, ma che c'entra il nome? Cioè, cosa c'entra il Il nome? nome è molto Cioè, il nome, importante. la salvezza è nel nome, la salvezza è nel nome e nella Sacra Scrittura lo dice molte volte. Cioè, quindi noi dietro questo versetto qua vogliamo far capire che ad oggi ciò che vi stanno portando le religioni, ciò che vi sta portando le chiese, non è verità, perché oggi siamo in tempi secchi. Secchi significa, come ha detto il fratello Yaraya, che ha preso dal libro di Ezechiele, secchi, senza conoscenza, senza spirito, non c'è niente oggi. Oggi il mondo è perso, il mondo va completamente dietro alla perdizione. Quindi non hanno la conoscenza, lo spirito che viene soltanto dall'Altissimo, che te lo dà nel nome di Yahawashai. Perché se vogliamo prendere un versetto, possiamo provare i Proverbi capitolo 18 al versetto 10. Proverbi
capire, farvi capire l'importanza del nome, ma io avevo anche nel nel libro, beh, prendiamo prima questo qua. Ok, Proverbi 18:10. Sì, leggi, Baba Kusha. Ok, il libro di Proverbi, capitolo 18, versetto 10, dice: il nome dell'Eterno è una forte torre, il giusto vi corre dentro ed è sicuro. Ok, qual è il suo nome? Infatti, qual è il suo nome? Ok, perché questi nomi che abbiamo non sono altri che traslitterazioni, traduzioni fatte appostamente sbagliati, ok? E coloro, dovete farvi la domanda, coloro che vi stanno spingendo questi nomi, queste calunnie qui, loro stanno osservando cosa c'è nel libro? In questi tempi secchi soprattutto. Cioè, siamo assurdo, in tempi secchi. È assurdo, perché loro spingono tutto. Vogliono essere santi, vogliono essere tutto, ma devi vedere tutte le cose che fanno, è fuori. Cioè loro non seguono quello che c'è scritto nel libro. Infatti il libro di Matteo capitolo 7 versetto 20 dice, sto parafrasando così, dai loro frutti li conoscerai. Questi sono alberi secchi, non producono nessuna frutta buona. L'unica cosa che fanno è dare il dritto ai omosessuali e creare sempre cose contro i comandamenti, ok? Perciò conoscere il vero nome del Padre è molto importante come diceva il fratello Haram, ok? Quindi quello che volevamo portare in questa lezione era questo, di stare in guardia, di stare attenti, come ci ha avvisato il nostro Signore Yahweh Shai, che di stare attenti agli inganni che sarebbero venuti in questi tempi. E proprio dietro quel versetto così profondo di cosa sarà del legno secco, ricordate, ecco, che siamo in tempi dove il legno è secco, quindi colui che vi stanno presentando non è il vero figlio dell'Altissimo, quello con i capelli lunghi che chiamano Gesù Cristo non è il vero figlio, è anche il nome del Padre, cioè che loro chiamano Dio, lo chiamano Yahweh o Jehovah, praticamente quello non è il vero nome del Padre, l'abbiamo detto, il vero nome del Padre è Yahweh, che significa colui che è o colui che esiste, e il figlio è Yahweh Shai, colui che è salvezza, che viene dalla tribù di Giuda, è scuro di pelle come è raccontato nella Bibbia, quindi quello che vi stanno portando oggi non sono i veri nomi e non sono le vere figure spirituali, soprattutto, ecco, Khan. Cioè non sono spiritualmente il nome del Padre, il nome del Figlio, come chiamano oggi, non sono spiritualmente quelli corretti. Vi stanno portando fuori pista, vi stanno portando fuori strada. Le religioni e le chiese stanno facendo questo. E da questo versetto di Luca, capitolo 23, versetto 31, possiamo avere l'intendimento e la conoscenza che ai tempi di oggi il legno è secco, tempi secchi, quindi non siamo, il mondo oggi non è per niente vicino alla verità. La verità che la possiamo trovare solo attraverso il nome. Anche se puoi andarmi nel capitolo 2 degli Atti, versetto 21, Baba Kusha. Certo. Per farvi capire quanto è Atti, importante capitolo 2. Il nome. 2, 21. Eccoci qui. Khan, questo è lo spirito, Khan. Infatti, ti leggo il libro di Atti, capitolo 2, versetto 21, dice: e avverrà che chiunque invocherà il nome del Signore Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, sarà salvato. Ok?
Quel nome lì non è stato scritto in inglese né in latino né in greco. Abbiamo visto il racconto tra Paolo e Yahawashai. Quando Yahawashai si è aperto a lui, non l'ha parlato nella lingua romana, visto che lui era nato a Tarsis e aveva la cittadinanza romana. Lo aveva parlato in ebraico, ok? E l'ha detto il Lo suo troviamo nome. nel libro degli Gli atti Atti, sa, al, 24, anzi no, se non sbaglio. 26:14. 26:14, ok? Ok, ho già fatto diverse spiegazioni su questo e guardiamo che è molto importante questo versetto qui. E come sapete la storia che Paolo è nato a Tarsis, ok? Aveva la cittadinanza romana, ma da genitori ebrei della tribù di Beniamino, ok? E lui era uno molto che conosceva le cose, era uno studioso molto, ok? E questo è Atti. Questo è quello che è successo tra lui e Yahawashai mentre andava a crocifissare, a perseguitare i seguitori di Yahawashai. A quell'epoca il suo nome era Saul, ok? E cosa è successo? Mentre andava, Yahawashai si è aperto a lui e leggiamo il racconto. E quando fummo tutti caduti a terra, udì una voce che mi parlava e diceva in lingua ebraica. Cioè, non l'ha parlato in lingua romana. E dice, Saul, Saul, perché mi perseguiti? Ti è difficile calciare contro le pietre? E ho detto, chi sei, Signore? E lui disse, io sono Yahawashai che perseguiti. Ma ricordatevi sempre, nella lingua ebraica, ok? Nella lingua ebraica. E questo nome è stato nascosto dal mondo, ok? È dato solamente agli eletti della casa di Yasharala, Yahweh Hashem, Yahweh Shai, Ratazza. Noi saremo contati tra quei numeri, Yahweh Hashem, Yahweh Shai volendo. Infatti il libro di Proverbi, capitolo 30, versetto 4, dice: chi è salito al cielo o è disceso, chi ha raccolto il vento nei suoi pugni, chi ha avvolto le acque in una veste, chi ha stabilito tutte le estremità della terra, qual è il suo nome e quale è il nome del suo figlio? Se puoi dirlo, certamente non è Gesù, perché queste sono lingue che sono venute dopo, non ha nulla a che fare. Cioè, se io mi chiamo Steve, per esempio, se vado in Cina, mica mi chiamano un altro nome, fanno la traduzione del mio nome. Sarò sempre chiamato Steve. O mica se vado in India mi cambiano il nome. Cioè, un nome di un uomo non va mai tradotto, non va mai cambiato. Il nome rimane quello, è l'identità di quella persona là. Quindi se il nostro Sallachia, quindi se il nostro Signore ci aveva avvisati di quello che sarebbe potuto, di quello che sarebbe successo quando lui non ci sarebbe stato più, come potete pensare che oggi vi stiano portando il vero nome, che vi stiano portando il vero insegnamento, come dice anche la scrittura, se puoi prendere Sofonia, capitolo 3, versetto 9, capirete che negli ultimi tempi torneremo a Sefonia, scusami, parlare che la capitolo? lingua santa. Capitolo 3, versetto 9. Nome, il nome puro, perché quello che siamo
vi stiamo portando una dottrina pura, un insegnamento sincero, un nome, cioè l'importanza anche di essere puri, purificati. Quindi ecco, l'importanza è anche di un nome puro, dei nomi puri, Yahweh Hashem, Yahweh Shai. Leggi pure Akva Barusha. Libro di Sofonia, capitolo 3, versetto 10. 9. Non è Versetto 9. 9. Sì, Khan, è il classico. Dice: perché allora rivelgerò al popolo una lingua pura? Ok? Che è questa lingua, che è la lingua antica, sempre, che hanno parlato i nostri padri. Ok? Perché senza quella lingua non possiamo nominare il suo nome. Se il suo nome è in quella lingua, resta questo. E se questo non è quello che stiamo dicendo, che ci è stato rivolto questa lingua, che è la Lashon Kadash, vuol dire che l'Eterno è un bugiardo. Ma che non sia, l'Eterno non può mai raccontare una bugia. Vuol dire che questa profezia è successo allora. Ci è stato rivolto questa lingua pura. Dice: perché allora rivolgerò al popolo una lingua pura, affinché tutti possano invocare il nome dell'Eterno per servirlo con un solo consenso. Ok? Quello che c'è al di là di Un solo fuori, consenso. quello che c'è al di là di fuori è confusione, non è un consenso. C'è Geova, c'è Gesù, c'è Elohim, c'è di tutto. C'è Jesus, c'è Jesus. Ok? Io non ho mai visto un uomo sulla faccia della terra che ovunque va, il suo nome cambia. Ah, come hai detto tu, ecco, prima nel libro degli Atti, quando Yahweh Shai si appare a Paolo, gli parlò nell'antico ebraico, gli parlò nella lingua santa, la Shavuot Kadash, la lingua pura. Come dice questo versetto qua, noi torneremo, cioè si tornerà a parlare la lingua pura e si chiamerà il nome del Padre e il nome di suo figlio, nostro Signore, nella lingua pura. È per questo che noi abbiamo l'intendimento di portarvi la verità della Bibbia. La verità della Bibbia, ecco che attraverso un versetto di Luca siamo riusciti a farvi vedere l'inganno che oggi il mondo vi vuole insegnare, perché Yahweh Shai ci ha fatto capire molto bene che nei tempi futuri sarebbero stati dimenticati e trattati peggio di come è stato trattato lui. Sarebbero stati dimenticati i suoi insegnamenti, sarebbe stati dimenticati la vera dottrina. Cioè, io voglio far capire ai fratelli quanto è importante riflettere sul versetto. Cosa succederà quando l'albero sarà secco? Quando l'albero sarà secco, cosa succederà? Che non avremo più la verità. Quindi ad oggi non vi stanno portando la verità. La verità sta solo nella purezza del nome di Yahweh, Yahweh Shai. E con questo, io volevo chiudere. Se poi andiamo nel libro dei Salmi, capitolo 124, versetto 8. Non so se volevi aggiungere qualcosa tu. 8. Salmi 124, 124, 8. No, va bene così, Ak, va bene, va bene. Can. Libro di Salmi, capitolo 124, versetto 8 dice: il nostro aiuto è nel nome del Signore Yahweh, che ha fatto il cielo e la terra. Ok? Come ha detto il fratello Haram finora, il nostro aiuto è nel nome. È come siamo delle ossa secca in questo regno qui, coloro che non hanno la verità. La verità è quello che dà carne a quella ossa secca là, che ti dà vita. Ok? Perciò senza la verità sei uno zombie.
Ok? Sei uno Ah. zombie, senza la verità sei uno zombie. E infatti questo Ah. messaggio non è neanche per tutti, non è neanche per tutta la casa di Asharala, ok? Perché tanti sono dannati ad essere distrutti assieme ai malvagi. Solo un terzo si sveglierà a questo, ok? Noi siamo grati al Padre Yahweh Hashem Yahawashai, che ha attraverso i suoi apostoli, che sono gli insegnanti e anziani della Great Millstone GMS, ci è stato arrivato, ci siamo stati invitati a questo matrimonio, ok? Conoscendo il suo nome e il nome del Padre, che queste sono le chiavi. Come fai a dire che ami qualcuno e non conosci il suo vero nome? Detto questo, si potrebbe anche chiudere se hai altro da aggiungere, Ak. Sì, io volevo, ecco, spero di aver fatto capire il senso di questo video, il senso di questo video che volevamo spiegare che ai tempi di oggi, dove il legno è secco perché gli Ahawashai non c'è presente sulla terra, cioè che lo vediamo, quindi sono tempi secchi per noi, non vi stanno, oggi non trovate nelle religioni e nelle chiese, non trovate la verità. La verità la potete trovare solo nei veri nomi dell'antico ebraico, il vero nome di Yahawah, Yahawashai. E detto questo, salutiamo tutto, lasciamo tutto, dando gloria e potere a Yahawah, Yahawah Bahashem, Ba'ashem Yahawashai, Yahawashah Bahashem Ba'ashem Ruach Ruka HaKodesh. Kodash. Diamo i doppi onori agli anziani apostoli della Gran Pietra Molino, in Shalom. inglese Great Millstone GMS, Shalom. per averci insegnato questa verità, e saluti a tutti i fratelli che sono gli eletti della casa di Israele, che si impegnano in questa verità. Shalom, forza e Shalom, coraggio. Alla shalom. prossima. Alla prossima, shalom.